Dentro! Dio! Dentro! Collare simultaneamente le varie campate, perché le pile stavano su solo per la spinta contrapposta delle campate, quindi se veniva giù una campata prima e una dopo, la pila non avrebbe retto, si sarebbe lesionata o addirittura demolita. Allora voi per ogni, dove avete messo questo gelatina? Di ogni uno? Al centro della campata per fare venire giù ad arco. Infatti avevo visto che prima c'erano tutti quei buchi, sì, c'erano, sì, sì, avete messo nel centro, sì, cioè quanto? 5 kg per, sono 5 kg? Sì, circa 5 kg per ogni campata. Divisi in 48 fori, sì, 5 kg, 50 fori, circa un metro, sì, foro. Ma questa gelatina, il nome tecnico suo? Si chiama gelatina. Gelatina. Cioè c'è la gelatina 1, gelatina 2, in base alla potenza, questa è gelatina 1. Ma normalmente, cioè altri lavori che fate voi per curiosità? Voi, sì, ha detto che è una difficoltà media rispetto ad altri lavori, non so. Per esempio noi abbiamo fatto una centrale dell'Enel nella città di Palermo, proprio in città, di 150.000 metri cubi. Tengo un colpo e il lavoro più grosso è stato fatto in Italia, quello lì, è difficile di questo. La centrale di Palermo, in un colpo? Sì, poi avrei tanti altri. Comunque questo insomma diciamo medio-alto come difficoltà. Diciamo la gente, il pubblico, i spettatori non paganti, protestavano perché non veniva mai questo botto. Come mai? Perché ci vuole del tempo, se la gente si presenta qui alle due... Ecco, per curiosità, il titolare è Zandonella, sì, esatto. E voi, lei come si chiama? Sì, sì, Zandonella. No, lei, è lei il titolare? Sì, sì, sono io. Sono ah, io il titolare. Quale onore? Zandonella Bete. Sì. Insomma, è lei che ha preso giovane, già titolare, e allora ha fatto l'istituto minerario? Sì, esatto, l'istituto minerario di Agolo. Quanti anni ha, per curiosità? 40. È del 49? 49 sono. E attualmente dove abita? Attualmente io abito a Piacenza. No.